forse il più emblematico per la nostra provincia, per la nostra zona, che è la Malvasia, Colli di Palma Malvasia. Se volete lavarlo, qui c'è l'acqua, lavate pure qui. Colli di Palma Malvasia si chiama. L'uva d'origine si chiama Malvasia aromatica d'Italia, che non ha niente a che vedere con la Candia stellata toscana, che è un vermentino. Candia è l'antico nome dell'isola Creta, dove nel XIV secolo i veneziani avevano importato dalla Grecia questo tipo di vitigno e da lì l'avevano portato a Venezia. E a Venezia il nome Malvasia, che viene dal porto da cui erano partiti, che era il porto di Malvasia. Infatti esiste una Malvasia Winery che sulle scatole ha l'indirizzo di posta elettronica, c'è scritto Malvasia, chiocciola e poi si provide, lo ricordo, perché è greco, quindi non me lo posso ricordare, ma proprio c'è scritto Malvasia, nonostante si pensi che possa venire da Malvasia, perché è difficile da coltivare, difficile da vinificare. Invece no, invece proprio Malvasia viene dalla zona di origine. È un'uva a bacca aromatica, quella di origine. Insieme alla Malvasia degli Lipari sono le uniche due Malvasie a bacca aromatica che vengono vinificate in Italia. Tutte le altre Malvasie, bianche o rosse, che vengono coltivate in Italia, sono a bacca non aromatica, assumono poi dei profumi aromatici perché sono le tecniche di vinificazione, quindi gli appassimenti, le vendemmie tardive, le liquorizzazioni comportano aromi, ma non sono aromi varietali. Gli aromi varietali sono quelli che si qua. Con questo vi suggerisco di assaggiare il prosciutto di Parma. Sappiate che l'abbinamento prosciutto di Parma Malvasia viene considerato l'ideale. E se è vero che il prosciutto, con il prosciutto di Parma è difficile abbinare altri vini, perché è difficile, dopo spiego perché. Con la Malvasia invece si abbinano tante altre cose. Tutto quello che ha una nota lievemente dolce e aromatica, non i dolci, ma i cibi a tendenza dolce, come può essere la zucca, la patata, la carota, la cipolla che quando è cotta è dolce, si trova bene, si può trovare bene con questo vino. Provate a sentire i profumi, se li riconoscete oppure no.